Ciao, io sono Alberto Olla per mongodbitalia.it. Questa è la terza lezione di approfondimento sullo schema dinamico e in questa lezione parleremo dello schema design. Le pre-join o embedding sono sicuramente potentissime se applicate nel modo giusto, ma d'altra parte possono essere completamente inutili per chi invece non ne capisce l'essenza, come quelle persone che cercano di ricreare su MongoDB la stessa struttura che hanno in un database relazionale. Fidatevi che ci sono. Quindi, in quali casi è meglio utilizzarle e con quale criterio? Chi riesce a capire questo, cioè a farlo proprio, può creare delle strutture di database super personalizzate per il proprio sito e ultra performanti. Quindi cerchiamo di capire effettivamente quando vanno applicate e con quale criterio. Riprendiamo l'esempio della lezione precedente. Vi ricordate, avevamo una collection per gli articoli con tag e commenti. Per i tag, ad esempio, potrebbero sorgere alcune criticità, come il problema delle ripetizioni, quindi potremmo avere molti tag duplicati. Ovviamente con pochi articoli è irrilevante, ma dobbiamo sempre pensare alla peggiore delle situazioni, quindi ad avere tantissimi articoli. Magari in tutti questi articoli è presente uno stesso tag bello lungo. Beh, in questo caso noi avremo una ripetizione e quindi spazio occupato inutilmente per la stessa informazione. L'alternativa è quella di usare degli indici numerici per ognuno. In questo modo, proprio quel tag così lungo, che ne so, 64 caratteri, sarebbe stato un 1 o un 100. Un altro problema potrebbe essere che, avendoli sfusi, non possiamo avere un controllo immediato sui tag. Quindi immaginiamo di volerne sostituire uno per un errore di battitura o semplicemente ci siamo accorti che era meglio utilizzare un altro termine. Per farlo, dobbiamo fare un replace su ogni documento che utilizza quel tag. Invece, con gli indici ci sarebbe bastato modificare il valore una sola volta. Se usassimo gli indici, però, le performance verrebbero influenzate negativamente. Quindi, come facciamo? Beh, ci accontentiamo. Meglio avere una lettura veloce anche se con dei tag duplicati. Anche il replace non rappresenta un grosso problema, dato che la modifica dei tag è un'operazione poco frequente, ovviamente rimane sempre la possibilità di sostituirli in modo meno immediato. Diciamo che la nostra scelta di usare l'embedding è comunque valida, perché è molto raro accedere solo ai tag di un singolo post senza accedere anche al post stesso. Lo stesso discorso vale per la lettura dei commenti. Capire meglio questo concetto è fondamentale e fa un'enorme differenza quando si deve strutturare un database, quindi cerchiamo di spiegarlo meglio. È importante capire quando fare o non fare l'embedding e per farlo ci basta seguire una semplice regola d'oro. Se il flusso d'accesso ai dati seguirai, l'embedding non sbaglierai. Ok, vi starete chiedendo cos'è il flusso d'accesso ai dati? Beh, in realtà l'abbiamo già utilizzato senza saperlo. Immaginiamo di dover caricare la pagina in cui viene mostrato un singolo post. Ci servono le sue informazioni, quindi il titolo, testo, autore. Di solito alla fine dell'articolo troviamo anche i commenti, quindi li mostriamo e ovviamente mostriamo anche i tag o categorie dell'articolo. Proviamo ad individuare il flusso di accesso ai dati. Come prima cosa abbiamo detto che ci servono i dati del post, quindi 1. Poi la lista dei commenti, e siamo a 2, e infine i tag, e siamo a 3. Questo è il flusso. Tener conto del flusso d'accesso ai dati quando si struttura un database assicura delle ottime performance. Quindi possiamo dire che quando accediamo ai dati di un post, solitamente dobbiamo accedere nello stesso momento sia ai commenti sia ai tag. Quando si verifica questa situazione, ha senso fare l'embedding perché fa parte tutto dello stesso flusso d'accesso. Un'altra cosa molto importante da considerare è il limite di 16 MB su ogni documento. Non possiamo superare questa soglia. Ovviamente non parliamo di sorgenti di immagini o simili che possiamo salvare con un'altra configurazione. Parliamo di normali documenti come tutti quelli che abbiamo visto sinora. Se pensate di superare questo limite, magari a causa dei commenti, non potete usare l'embedding, ma dovete appoggiarvi ad una collection separata. Non spaventatevi, per siti normali non c'è nessun pericolo, si parla di casi estremamente rari. In breve, ricordiamoci sempre di cercare di seguire il flusso d'accesso ai dati e di non dimenticarci mai che c'è un limite di 16 MB per ogni singolo documento. Ok, come vi sembra? A me è abbastanza figo. Vi avevo detto che avremmo cercato di ottimizzare la struttura del nostro documento per ottenere delle performance maggiori. Gli esempi che stiamo per vedere sono degli esempi, secondo me, fighissimi, che non sono miei, ma li ho presi direttamente dal secondo webinar tenuto da Massimo Brignoli, un senior solution architect che lavora direttamente da MongoDB, presumo nella sede di Milano. E in questo webinar, il webinar è su YouTube, però ha appena 300 visualizzazioni, nonostante sia in italiano e lui spieghi veramente benissimo. Quindi io vi lascio il link in descrizione perché sicuramente spiega meglio del sottoscritto.
Andiamo a vedere quali sono quindi le soluzioni di ottimizzazione che vengono proposte. Allora, una proposta noi l'abbiamo già vista e ne abbiamo già parlato. Prevede di incapsulare i commenti nel documento dell'articolo, quindi abbiamo il vantaggio di ottenere tutti i dati con una sola query, ma allo stesso tempo l'array che contiene i commenti non ha limiti, quindi potrebbe crescere in qualsiasi momento e superare i 16 MB. Per ovviare a questo si potrebbe provare un altro approccio. Proviamo quindi con le reference. Questo è più banale, abbiamo sempre il nostro array per i commenti, ma dentro salviamo una semplice referenza, quindi un ID, di ogni singolo commento, che invece andremo a salvare in una collection separata. In questo modo sicuramente non c'è il rischio di sforare i 16 MB, ma perdiamo in termini di performance, perché dobbiamo eseguire una query per ogni singolo articolo. Otteniamo così la lista di tutti gli ID dei commenti e solo a questo punto possiamo richiedere i commenti eseguendo una query per ognuno. Insomma, non è per niente ottimizzato, quindi meglio andare avanti. Nel webinar viene mostrato un approccio ibrido molto figo e super interessante, ovvero teniamo i commenti incapsulati, ma li teniamo in un array a dimensione fissa. Quindi incapsuliamo, ad esempio, soltanto gli ultimi 20 commenti inseriti. Quando andremo a fare una query per avere i dati dell'articolo, possiamo già mostrare gli ultimi 20 commenti senza eseguire altre query. Ed essendo quello dei commenti un array a dimensione fissa, non rischiamo di sforare il limite. Per avere un array a dimensione fissa possiamo usare un particolare operatore durante l'inserimento di un nuovo commento, così che Mongo tagli gli elementi in eccesso. Ovviamente così facendo abbiamo solo gli ultimi 20 commenti a disposizione, tutti gli altri invece vengono divisi in gruppi e messi in una collection separata, non preoccupatevi, tra poco lo vedremo. Dato che qui abbiamo solo gli ultimi 20 commenti e gli altri sono separati, è consigliabile aggiungere nella nostra app un piccolo codice per il conteggio nell'inserimento e nella rimozione dei commenti stessi, così da non dover rifare ad ogni refresh gli stessi conti. Quindi teniamo il conto del numero totale di tutti i commenti, ma non solo, andiamo oltre. Teniamo il conto anche del numero totale delle pagine dei commenti. Mi spiego. Immaginiamo che il nostro articolo sia un vero successone, che abbia raggiunto i 10.000 commenti, anzi no, è troppo, facciamo 85. Ovviamente non li mostreremo tutti in una sola pagina, faremo una paginazione, magari a gruppi di 40 come fa YouTube. Nell'articolo abbiamo 20 commenti che mostriamo subito nella pagina. Se l'utente però fosse un gran curiosone e ne volesse di più, allora andrebbe alla pagina successiva e solo a quel punto noi effettueremo la query per richiederne altri 40. Questa è la nostra collection per i commenti, li salviamo in gruppi, quindi in differenti documenti, dove ognuno ne raggruppa 40. Avremo un riferimento all'ID dell'articolo, il numero della pagina di cui fanno parte e quanti commenti effettivamente contiene la pagina. Ovviamente sarà un intervallo che va da 1 a 40. Abbiamo costruito la struttura seguendo il flusso dei dati. Abbiamo l'articolo velocissimo in lettura, già con 20 commenti inclusi, e poi abbiamo le singole pagine per i gruppi di commenti, già pronte per essere visualizzate. Praticamente abbiamo reso leggermente più complicata la scrittura inserendo il sistema di contatori e dividendo i commenti già in gruppi, ma allo stesso tempo ottimizziamo drasticamente le performance in lettura, che poi è l'operazione più frequente, quindi è veramente perfetto. Non posso far altro che ringraziare immensamente Massimo Brignoli per il suo webinar e per queste soluzioni di ottimizzazione che non vengono trattate nei corsi, che almeno quelli che ho seguito io, i corsi dell'University di MongoDB. Quindi grazie Massimo, senza i tuoi insegnamenti sarei arrivato molto ma molto più lentamente a trovare determinate soluzioni. E visto che ci sono, colgo l'occasione per chiederti di metterle le ultime 4 puntate dei webinar che le stiamo tutti aspettando. Ok, il video è finito qui, se avete problemi o dubbi potete lasciare un commento qui sotto o venire sul sito mongodbitalia.it. Ve l'ho già detto che c'è un forum.